La CGIL Molise scende in piazza in favore della sanità pubblica di qualità e ricomincia dai cittadini con un volantinaggio davanti all'ospedale Cardarelli di Campobasso, simbolo della devastante opera di riforma del sistema sanitario messa in campo dal governatore e commissario ad acta Paolo Di Laura Frattura. Trafitto come un San Sebastiano dalle frecce avvelenate della politica reazionaria del centrosinistra, l'ospedale Cardarelli è un monumento allo scempio operato attraverso il piano operativo, un boccone all'acido muriatico imposto dal tavolo tecnico nazionale con la complicità del presidente della regione Molise e del governo Gentiloni, che lo ha adottato con legge in spregio alla Costituzione e all'autonomia regionale. A farne le spese sono i cittadini, che rischiano la salute e la vita. Le tasse aumentano e i servizi diminuiscono. Per chi è malato, il Molise fa paura. Questo il loro giudizio impietoso. Io già avevo una prenotazione di ecografia all'addome superiore, a Riccia, dal giorno 23 febbraio 2017. E dovevo fare l'ecografia il giorno 21 di agosto. Sono andato a Riccia, il dottore non viene. Il lunedì successivo il dottore è chiuso perché è festività. E a me mi serve il giorno 30 di agosto. A questo punto come provvederà? E c'ho la visita, io non lo so, a pagamento, come posso fare più? Le tasse aumentano giorno per giorno, il servizio diminuisce giorno per giorno. Problemi sempre per le prestazioni, le visite sono troppo lunghe. I medici adesso sono arrivati che tutti a pagamento, però se non c'è lavoro, come ci si va a pagamento? In che modo? Noi abbiamo bisogno di essere curati, le malattie purtroppo vanno in aumento. E comunque i medici, infermieri ci servono, invece di chiudere dovrebbero comunque aumentare i posti letti. Arriviamo in ospedale al pronto soccorso, ti fai una giornata, una nottata e quel posto non c'è. La situazione è veramente drammatica. Sì, andiamo fuori regione, ma la situazione è seria, perché neanche fuori regione riusciamo a curarci. Io sinceramente abito qua nel Molise, ma mi fa paura. Per rispondere alla domanda di sanità pubblica, la CGIL ha varato un'operazione tesa a coinvolgere i cittadini per fermare la deriva in corso e spingere la politica ad invertire la tendenza di un sistema orientato verso i privati. Noi abbiamo scelto il confronto a partire dai cittadini utenti. Stamattina abbiamo ascoltato e continueremo a farlo nei prossimi giorni davanti a tutti gli ospedali, tanti cittadini che si lamentano del funzionamento in generale della sanità pubblica. I cittadini sono spaesati perché vedono che tutti parlano, tutti provano anche sui social, ognuno dice la sua, ma poi nessuno scende in campo in prima persona. Qui c'è bisogno di ricostruire dal basso, questo è il senso anche dell'iniziativa nostra, di dare il volantino, di parlare con le persone, di coinvolgerli, perché c'è la necessità di costruire dal basso una proposta che costringa la politica a ridiscutere per davvero il tema sanità. L'appuntamento con le elezioni regionali si fa sempre più vicino, il tema sanità sarà quello più acceso della prossima campagna elettorale. Se l'esito delle elezioni è incerto, altrettanto non può dirsi per il responsabile di uno sfascio evidente a tutti, tranne alla sinistra al Kashmir che governa la regione Molise. Il giallo è già risolto e il nome del colpevole è purtroppo noto a tutti. Ma questo disgraziato da Frattura non poteva andare a tabacco.